Si ritorna a parlare del problema del traffico in costiera, via del mare, limitazioni, targhe alterne non bastano ad evitare nei giorni più caldi dal punto di vista degli arrivi, chiaramente, che l'unica arteria viaria, la strada statale amalfitana, soffra e resti intasata. Quanto accaduto nei ponti del 25 aprile e 1 maggio resta comunque un monito a cui si deve cercare in qualche modo di dare risposte. Il breve ci consentirà solo di mettere gli asili del traffico a rafforzare i controlli e il presidio della viabilità. Nel medio termine si potranno prevedere degli interventi puntuali che consentano di ridurre le strozzature in alcuni punti specifici abbastanza noti. Si ritorna a parlare anche del tunnel che potrebbe collegare Cava a Maiori, meno di 8 chilometri, 7,7 per l'esattezza, da percorrere in circa 6 minuti. Potrebbe essere la soluzione finale, ma proprio per questo, anche perché si parla di un costo superiore ai 100 milioni di euro per realizzarlo, è necessario procedere con cautela, verificando tutte le possibilità. Ma di proposte di tunnel in costiera ce ne sono diversi. Io credo che questi studi vanno fatti approfonditamente, con uno studio di fattibilità che ne supporta la fattibilità tecnica da un lato, ma anche la valutazione costi-benefici, perché è inutile pensare di immaginare di perforare ovunque, ma è preferibile fare un progetto serio, diciamo magari anche un po' più lungo nel tempo, ma che abbia veramente un'utilità e una ricaduta importante. Questo non significa che quest'idea non va bene, ma significa che vanno messe tutte insieme e valutate. Invece pioggia di milioni per la metropolitana e finalmente si parla del collegamento Università degli Studi, rete ferroviaria. Qui i tempi oramai sembrano certi. Breve partiranno i progetti e quindi insomma nel prossimo periodo partiremo anche con gli interventi.